buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti in questo meraviglioso locale, in questo stabilimento, dei tanti stabilimenti che accoglieranno un futuro prossimo venturo ricco di turismo. Si parla di 20-21% di previsione in più di affluenza turistica, sono i dati nazionali, regionali e anche locali che più o meno si equivalgono, quindi vi aspetta un grande lavoro dopo due anni di lockdown, di restrizioni, di ovviamente carenza di introito, di reddito, e quindi oggi più che mai è importante affrontare la stagione con slancio, con rilancio motivazionale, con voglia di fare, con voglia di accogliere. Siamo all'altezza di farlo e sicuramente ci stiamo preparando in tutte le maniere per essere i migliori possibili, e il successo sarà garantito. Detto questo, passiamo all'ordine del giorno di oggi. Uno strumento importante che garantisce salvaguardia, sicurezza, che garantisce la fruibilità appunto delle nostre spiagge e ovviamente offre tutte quelle garanzie di sicurezza in caso appunto di situazioni anche legate alla salute che i bagnanti potrebbero ovviamente subire in caso di situazioni legate alla salute, che a volte capita, molto spesso ci siamo riuniti nel consiglio comunale per far capire, abbiamo anche premiato degli stabilimenti e degli operatori che avevano salvato delle vite umane grazie al cui intervento appunto non si è sfociato in tragedia. Quest'anno lo facciamo con alcune novità, siamo andati ogni anno sempre crescendo. Sicuramente la parola che più mi viene spontanea è la parola sinergia, perché stiamo riuscendo a creare tra vari enti, istituzioni, associazioni la parola sinergia come elemento fondamentale e fondante della nostra attività, della nostra azione amministrativa e anche di tutela. E quindi ringraziamenti doverosi ma anche molto sentiti e molto partecipati dal sottoscritto a nome di tutta la città di Grosseto vanno sicuramente al presidente dell'Associazione Balneari di Grosseto, alla mia sinistra, Simone Guerrini, con il quale ultimamente stiamo collaborando, non ultimo qualche giorno fa ospitando insieme, lavorando sui percorsi per evitare appunto che fosse impattante sull'affluenza turistica, mi riferisco al triathlon che ha avuto un grandissimo successo. Sabato e domenica Grosseto ha vissuto un momento di sport meraviglioso, campionati italiani al Campo Zecchini con risultati incredibili, penso al 17:35 del triplista, ma anche il triathlon a Grosseto con gli stabilimenti soddisfatti, un lavoro diciamo antecedente che ha limato alcuni aspetti relativi al percorso grazie all'intervento fattivo e costruttivo di Simone Guerrini, il presidente delle associazioni balneari, che anche in questo caso coordina, coadiuva e crea la giusta sinergia. Ringrazio sentitamente il delegato di spiaggia di Marina di Grosseto, Giuseppe Romiti, che ovviamente con il suo know-how, con la sua professionalità consente di migliorare il coordinamento e la salvaguardia e la tutela dei balneanti. Ringrazio i concessionari demaniali marittimi che oggi vedo cospicuamente presenti, è la prima volta in 4-5 anni che vedo appunto una presenza così partecipata e così ricca, e di questo mi compiaccio. Ringrazio l'ente parco della Maremma, di cui non vedo alcun rappresentante, ma ho parlato con Lucia Venturi, poi ho il mio dirigente festeggiato che su questo dirà due parole, e quindi ringrazio comunque indirettamente anche l'ente parco della Maremma, l'ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, che ovviamente sostiene in maniera preponderante ed importantissima l'attività. Ringrazio Grosseto Sport Insieme e last but not least la nostra Croce Rossa di Grosseto, di cui ho salutato poc'anzi un rappresentante chiedendogli di estendere saluti anche al presidente Ubercorsi, con il quale condivido anche un'amicizia familiare di lunga data. Il piano di salvataggio è uno strumento fondamentale, essenziale, assolutamente importantissimo per organizzare un programma organico, ben costruito, ben strutturato, sistemico per la vigilanza e la sicurezza della spiaggia e per il corretto utilizzo dell'arenile, proprio in considerazione dell'incrementato e consistente flusso turistico sulla nostra costa. Puntiamo ovviamente a garantire il massimo livello qualitativo dei nostri servizi. Io ricordo che Grosseto, Marina di Grosseto e Principina sono diciamo detentrici di diversi riconoscimenti che molto spesso ingiustamente si danno per scontati, ma che richiedono un grande lavoro vostro, ma anche poi un grande lavoro amministrativo. Alzo il volume perché sta passando l'Eurofighter, non perché si è improvvisamente impazzito. E quindi è evidente che noi dobbiamo in queste occasioni riconoscere la validità di avere una bandiera blu.
per tanti anni di fila, è la 23esima volta consecutiva che otteniamo dalla Foundation for Environmental Education la bandiera blu, conferita al comune di Grosseto per le spiagge di Marina e Principina, per ovviamente la qualità che voi, in termini di offerta balneare e ambientale, offrite. Poi ci sono la qualità delle acque di balneazione come caratteristiche principali, la buona gestione dei rifiuti, l'attività di educazione ambientale, il servizio di soccorso e sicurezza sulle spiagge. Abbiamo anche la bandiera verde ai pediatri italiani, abbiamo 5 vele di Legambiente, abbiamo i 3 bike smiles della bandiera gialla, quindi come vedete abbiamo anche dei riconoscimenti veramente importanti. Quindi il piano collettivo di salvataggio è uno dei punti di forza della nostra offerta turistica, grazie a questa famosa sinergia a cui facevo cenno poc'anzi, che è volta, come vi dicevo, a mantenere e a garantire la massima sicurezza per cittadini e turisti e valorizzare l'immagine del nostro territorio con la conseguente ricaduta positiva sui vari settori dell'economia locale, oggi più che mai che ne abbiamo tantissimo bisogno. Quindi al via da oggi, 15 giugno, il servizio di assistenza bagnanti di Marina Principina a Mare e Marina di Alberese. So che quest'anno sono 39 le torrette, di cui 5 gestite dalla società Grosseto Sport Insieme con servizio dalle ore 9 alle ore 19. Quest'anno viene aggiunta un'ulteriore torretta a Fiumara, non di proprietà comunale, grazie all'accordo tra l'Associazione Balneari Grosseto e concessionario demaniale marittimo La Mia Fiumara, anche se stamattina mi è giunta notizia, poi magari il dirigente mi potrà chiarire, che sembra che 2 di queste torrette ancora non abbiano avuto la copertura dell'operatore ovviamente che dovrà presidiare il luogo. Quindi l'associazione Balneari in questo caso ha avuto un ruolo molto, molto importante, molto incisivo, perché ha realizzato e messo in opera parte della nuova cartellonistica di segnalazione e informazioni agli utenti. Abbiamo come persone che si sono occupate di gestire il piano insieme all'associazione Balneari in collaborazione con i concessionari demaniali marittimi, l'ente parco, l'ufficio circondariale, questo l'ho già detto prima, e di Porto Santo Stefano tramite la delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto. Ogni postazione è dotata degli strumenti conosciuti, binocolo, megafono, pinne, bandiere gialle e rosse da essarsi all'occorrenza, pannello con gli orari di balneazione e avvisi a bagnanti, copia dell'ordinanza di sicurezza, scheda di rilevazione incidenti in mare e sull'arenile, il cavo di salvataggio, il natante salvagente e il materiale di primo soccorso. Viene confermato anche quest'anno l'allestimento del punto di primo soccorso in Piazzale Tirreno e Principina a Mare. In più, grazie all'affidamento del servizio al Comitato della Croce Rossa con un container dotato delle attrezzature necessarie, tra cui un defibrillatore semiautomatico. Ringrazio ancora quindi la Croce Rossa. Il settore della Polizia Municipale, anche grazie all'incremento in termini di personale, abbiamo fatto 30 assunzioni, 15 a tempo indeterminato e 15 a tempo determinato, ha potenziato anche i suoi turni di vigilanza lungo la spiaggia e il servizio di controllo è finalizzato a prevenire comportamenti illeciti e pericolosi, al mantenimento del rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nei regolamenti, con particolare riferimento alla modalità di permanenza in spiaggia in acqua, all'accesso dei cani accompagnati dal proprietario e all'area destinata ai cani, alla tutela dell'ambiente e all'esercizio dell'attività di commercio itinerante. In questi anni avete visto come attraverso la nostra attività amministrativa si sia ottenuto un fortissimo e visibilissimo ridimensionamento dell'abusivismo commerciale sulle spiagge, della presenza di abusivi commerciali in città, di parcheggiatori abusivi, tutto grazie ad un'azione successiva alla costituzione di luoghi operativi speciali della nostra Polizia Municipale e dell'incremento delle sinergie con le forze dell'ordine preesistenti. Possiamo dire che finalmente siamo arrivati, dopo 4 anni e mezzo di attività, ad ottenere un buon risultato. Io ho fatto un attimo di inquadramento generale, adesso passo la parola a Simone Guerrini, presidente dell'Associazione Balneari Grosseto, e poi al delegato di spiaggia di Marina di Grosseto, Giuseppe Romiti. Grazie per l'attenzione. Prego, presidente.